la terra è piatta. Allora possiamo camminarci sopra. Se è rotonda, quelli che stanno sotto cadono. Perché stanno più. No, perché esiste la forza di gravità. La forza di gravità è una semplice scienza che ci fa rimanere a terra. La terra. È un pezzo di scienza, non è una scienza. Cosa ragazzi, c'è un momento scientifico oggi. Ma il magma contiene un materiale che forse ci fa rimanere. Basta ascoltare Galileo Galilei. Se la forza ti attrae verso il centro della Terra, allora quelli che stanno sotto vengono attratti per la testa. Esatto. Tutto solo che. Ragazzi, ma proprio le sapete che volano. Ok, ripartiamo col nuovo video. Allora. Io direi di fare un sondaggio, poi non so se riuscirò a metterlo. Quali sono i migliori occhiali? I miei o i suoi? Scrivete. Andiamo da quello con la maglietta rossa. Stiamo chiedendo alle persone cosa ne pensano della terra piatta. Secondo me è vero, ad esempio, quando vai in spiaggia, vedi l'orizzonte, cioè tu non lo vedi e continua all'infinito, tu non vedi tutto piatto, non vedi l'energia, secondo me. È un altro tipo di visione. Okay. Vedi? Grazie mille, allora, quindi un terapeutista. Cazzo, una volta non. Due su tre, vai! Vai! Sono tutti vecchi! Ma quello c'è, vita! Cosa ne pensi? Io adoro tutti i cicini. Dobbiamo basarci sulle cose che vediamo. Esatto, cioè, attualmente, no? È detta. Ma che è? Pari a quello di una tavola da surf con un pinguino sopra. Ok, allora. Ci dica, allora. Questa è bella. Allora, sì. Allora, lei. Cosa ne penso della terra piatta? Ah, io ci credo. Perché tutti ci insegnano, no, che la terra è piatta. Però loro dicono che dopo i ghiacciai non c'è niente. Quindi la cosa molto interessante è che le calotte polari si stanno sciogliendo. Quindi scopriremo che c'è dopo. No? Esatto. Perché era la base dell'alimentazione naturale. Questi scienziati ci ingannano. Stiamo bloccando il video, ragazzi. Ci ingannano, ragazzi. Poi ribellatevi. Grazie. Con il sondaggio degli occhiali ai ragazzi. Allora, sono i migliori. Ricalibrando la nostra teoria. Se voi vedete, quindi teoricamente un pareggio sempre. Dovremmo parlare più che altro della luna. Lo sappiamo tutti. È inutile negarlo. La luna è vapore acqua. No, la luna è la mia intervista. È la mia intervista questa. È zucchero filato la nuvola. La luna è deformata. È la mia intervista. Dicevo, la luna. Rispondo alla mia domanda. La terra è piatta e la luna. Prossimo video. E questo è tutto. Questi erano i peggio in assoluto. Ora vediamo quelli degni di nota. E queste fonti lei dove le ha reperite? Allora intanto bisogna pensare ad alcune dimostrazioni molto semplici, come per esempio il fatto che la forza di gravità sia perpendicolare al nucleo della Terra, però perché noi stiamo sulla Terra senza né lievitare né sprofondare, dovrebbe essere uguale e contraria alla forza opposta, quindi quella centrifuga, che quella è presupposta della rotazione della Terra, però quella centrifuga è perpendicolare all'asse, quindi non sarebbero mai uguali e contrarie. E poi altre dimostrazioni empiriche, sono qui anche per sentire quelle teoriche. Qual è? Ho sentito parlare di questa teoria, mi hanno dato le persone che me ne hanno parlato le loro ragioni, io poi ho riflettuto e approfondito sulla cosa. Dove l'hai incontrata la prima volta? Qui a Palermo. Dove finisce il mondo? Questa è una cosa relativa, ovviamente, e anche un po' provocatoria. Non si sa, secondo me finisce quando inizia la stupidità umana. La stupidità umana è la non disposizione a sentire ipotesi altre da quelle che sono considerate ufficiali. Per esempio, acqua ci sarà un punto dove finisce. Ah sì, sicuramente. Il polo sud, quello circolare. Ed egli vide che ciò era buono. Possibilmente sul territorio capire anche chi è e come le porta avanti, quali sono le loro basi, ed eventualmente sapere anche dare un ascolto
mettere in dubbio le proprie posizioni anche davanti a, eventualmente al paradosso. Questo è indice di una mente elastica e noi ci mettiamo in discussione. Quindi pura curiosità. Pura curiosità e dare la possibilità a tutti di esporre e riportare successivamente sul nostro spazio virtuale quelle che sono poi le nostre di considerazioni. Ma una predicazione di questo tipo, che la Terra è piatta, non è ridicola? Personalmente sì. Più che altro avrei una domanda da fare più tardi, che sarà: quale sarebbe il vantaggio della NASA di raccontarci balle da quando è nata fondamentalmente? Qual è il tornaconto, anche economico perché no, che ha un'organizzazione scientifica internazionale di dirci che la Terra sia piatta piuttosto che rotonda o dodecaedrica? Gliel'abbiamo chiesto ieri, non ci hanno dato una risposta, siamo arrivati a parlare di maghi e streghe. Per arrivare a fare domande a me, immaginavo che loro non avessero dato risposte, onestamente. E sono seduto. Lo dico anche a lei per curiosità. No, io sono venuto con l'intento di sentire la conferenza, da Roma vengo, sì. Che idea si è fatto? Eh? Che idea si è fatto? Ma nessuna, perché non ho sentito parlare a nessuno. Ha della terra piatta? Boh, vediamo se è piatta, se è rotonda. Un amico mio venendo giù dice: sta attento che la trovi quadrata. Quindi, per rispondere alla domanda che fate, è un discorso di sospensione, almeno la mia. Non credo né all'una né all'altra, però voglio sentire che cosa dicono e me ne faccio un'idea. A voi la linea, pezzi di merda!